Italia-Polonia il 4 agosto allo stadio Morosini qua di Brescia, Giuliano Vivarelli ha estratto tutto quanto si riferisce alla gara di Sara Simeoni. È la gara più esaltante dell'atletica italiana nell'anno, in quanto Sara Simeoni ha realizzato 2.01 di salto in alto, migliorando di un centimetro il già prestigioso record della Ackermann, della tedesca Ackermann, che aveva appunto 2 metri. Qua vediamo Sara nella sua serie di salti, l'1.89 superato in bellezza con grande disinvoltura. Ormai Sara su queste misure si sente di casa, sono salti, vorrei chiamarli, di riscaldamento per lei, entra in gara con queste misure. La cornice di pubblico era eccezionale il 4 agosto. Nel Morosini, che normalmente può ospitare non più di un migliaio di persone, erano state allestite delle tribune in tubi che avevano consentito circa 7.000 posti a sedere. Un pubblico eccellente, un pubblico di intenditori che ha accompagnato per tutta la competizione la nostra atleta, dandole quel conforto che è senza dubbio indispensabile per realizzare le grandi imprese. Le condizioni ambientali erano eccellenti. Sara, nel corso della gara, con 1.98, ha migliorato il record italiano di un centimetro che aveva realizzato pochi giorni addietro con 1.97. Ed eccoci ai tentativi, noi diciamo tentativi, perché 3 prove ha a disposizione Sara. 2.01, silenzio assoluto in stadio, stacco formidabile, e la Simeoni è la nuova primatista del mondo. La rivediamo, sfiora l'asticella. Si può dire che il salto più bello è stato quello di 1.98, dove a parere del suo allenatore Azzaro, Sara senza dubbio si è elevata attorno ai 2.3, 2.4. Entusiasmo incontenibile di atleti, di dirigenti, degli organizzatori e pubblico che non sta più in sé, vorrebbe tutto stringersi attorno alla grande atleta. Ecco l'abbraccio di Erminio Azzaro con Sara Simeoni. È ovvio che dopo un record di questo genere, e lo dimostrano le lacrime di Sara in questo momento, vorrebbe tutto stringersi attorno alla grande atleta. Ecco l'abbraccio di Erminio Azzaro con Sara Simeoni.